Bella ragazzi, siamo tornati di nuovo qui con un fantastico appuntamento su The Journey. Io sono David, ringrazio ancora una volta tutti quelli che stanno ancora seguendo questa serie, mi stanno ancora supportando e stanno ancora lasciando un bel like per questo video. Commentate ancora e fatemi sapere come sta andando questa serie, magari dopo questo video ci saranno sicuramente novità importanti. Le ultime due partite che abbiamo fatto nel video precedente, tanto rubo palla a Harry Kane. Le ultime due partite sono andate davvero in maniera spettacolare e vorrei continuare a ripetermi. Stiamo andando verso la fine purtroppo di questa prima stagione. Non so quando uscirà il continuo di questa storia, ma spero al più presto, perché davvero voglio far diventare questo giocatore potentissimo. E quindi spero che continuate a seguirmi anche in futuro, quando usciranno magari, non so, il continuo, insomma. Oh mio Dio, grandissima palla di Harry Kane, che ha visto molto bene il nostro movimento. Vaffanculo, cazzo. Che rabbia. Ho dovuto tirare, siamo contro il Manchester City comunque. Ancora in campionato, attenzione. Niente, neanche deviata purtroppo. E purtroppo mi sono visto costretto a tirare, perché il difensore me la stava togliendo. Vaffanculo, non ero abbastanza veloce per andarmene da solo. Quella finale, se vi vedete, tiene tipo un 75 ancora di velocità. Ancora una pippa del cazzo. Vaffanculo, contro il Manchester City, dai. Cazzo, godevo se segnavamo. Cazzo, ce l'ha schiattata, andava a porto, non è che ha tirato. Grandissimo recupero ancora. La possibilità di scattare sulla fascia, speriamo che non ci recupera. Vaffanculo. Harry. Harry cazzarola. Vicini ragazzi, vicinissimi al gol. Eccola la palla. Bella cazzo. Cazzo se è bella questa. Un altro bel cross. Non era male. Non era per un cazzo male. Affanciullo. Oh, ottimo questa punizione. Madonna mia! Perché non ha tirato bene? Cazzo! Attenzione, bella palla in avanti! Bella veramente, cazzo! Non la perdere, coglione! Non la perdere! Sto pirla! Ok, buono! Con questa munizione importante! Oh, fallissimo da dietro. Neanche ammonito, ma questo è pazzo, proprio di cervello. Oh, in aria, ma che merda. Che merda è, ma vaffanculo. Ogni volta che penso, wow, siamo a fare una bella prestazione, siamo a giocare bene, ci siamo ripresi e dai, vaffanciullo. Ma porco. Bello questo. Ma mannaggia miseria. Ragazzi, abbiamo perso 1-0. Primo tempo abbiamo avuto delle grandi occasioni. Secondo tempo, sì, secondo tempo è vero, poca roba, forse due azioni un po' confuse. Ha portato molto possesso loro, ma ci sono stati molti errori di precisione nei nostri passaggi, ma anche dei nostri compagni. Purtroppo, se non funziona la squadra, non funzioniamo neanche noi. Peccato ragazzi, peccato. Comunque 7,4, diciamo, buona prestazione. Peccato, perché si poteva fare il colpo anche oggi. Ok ragazzi, siamo pronti per la prossima partita contro l'Arsenal, quindi contro Gareth Walker.
Esatto, ragazzi, perché Garrett Walker si trova nell'Arsenal. L'abbiamo visto nel match, mi sembra di andata forse. E tra l'altro di FA Cup, finale di FA Cup. Yeah, that's the real magic of the FA Cup. That's what today's all about. Passion, blood and thunder. Today, you have a chance to become more than just a player. Today, you have a chance to become FA Cup winners. Minchia. Stick together. Non pensavo che fosse Believe essa la in finale. yourselves and you will be victorious. Win and you will become legends! Yes! Come on, baby! Anche Harry Kane, tutti a invocare fortuna però. Ma non capisco perché, come se il nonno fosse morto, allora dice un ricordo del nonno. Cioè, che cazzo vuol dire? I can't wait to see the look on your face when I lift that cup. Non hai alcuna chance. In your dreams, mate. You know, I ain't got a prayer out there. I am gonna destroy you. That right. I wanna know why you staying around with you. Not interested. Your granddad had connections in the game. End of. You're nothing to me. Yes, not even half the player I am. Just like your dad. Nothing. On the pitch, Alex. You'll have your chance. I'll see you out there. Ma fuori gambe. Poso palato. Come on, boys. Let's get at him. Io però una pagliata ce la farei lo stesso. Siamo pronti, ragazzi, bocca al lupo per la finale. Dal nostro agente, cazzo. Spacchiamo tutto. Bella, ragazzi, siamo pronti per la finale di FA Cup contro Garrett Walker, contro la nostra nemesi, contro l'Arsenal, per vincere il primo importantissimo trofeo della nostra carriera a soli 17 anni. Non sarà per un cazzo facile, e del resto questa è la difficoltà che abbiamo scelto. Attenzione all'ottima occasione. E vabbè, ma però che cazzo, mi avete rotto il cazzo. Ma non è possibile che non si segna mai. E basta, vaffanculo. E che cazzo, ste pippe di merda. Mandate a fare in culo. E scusate la volgarità, ragazzi, ma quando ci vuole ci vuole. E basta. E sono veramente stanco. Attenzione, una bellissima palla filtrante in avanti. Tira, segna. Sì, ragazzi, sì, non ci credo. Non ci credo. Stiamo vincendo la finale di FA Cup. Non ci credo, ragazzi. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, cazzo. Se questo è un fottuto sogno, svegliatemi, ragazzi. Sbam, tira all'angolino, bellissimo, bellissimo gol di Olepas, bellissimo gol. Vaffanculo. Ho solamente una parola per FIFA: vaffanculo. Tiè, Gareth, te la levo pure. Bravo, hai sbagliato. Ah, perché ci interrompi proprio un pezzo di merda? Oh! Madonna mia, come se l'è fatto? Sì, cazzo! Ah, vaffanculo, sapevo che era difficile, però siamo andati vicini, tutto sommato. Oh! Proviamo un'azione pericolosa, ma niente di che.
Ragazzi, comunque avessimo fatto un'azione, una partita di forza come pure 8 minuti, non finisce più. A parte il gol, lo 0, cioè proprio non vi metto niente nel video qua, cioè non ci sta niente da mettere. Abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto, possiamo vedere tutta la gioia del nostro Alex Hunter nell'aver vinto il trofeo. Ma io più ti voglio vedere Walker, ecco, disperato, contorcersi dalla disperazione. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non avete idea di quanto mi sia sudato il culo per questa partita del cazzo. Io la mano non gliela darei, però mi sa che Alex è più signore. Grande Olebas. Ed ecco il trofeo. Andiamo ad alzare il trofeo. Sono cagato su tutte le buone sti botti. Ma che i tuoni? Perché stanno a zumba il bombo. Esagerate. Cioè, questi sono tuoni, non so che sono fuori. Ed ecco il nostro Alex esultare con la coppa in mano. Coppa tanto sudata, veramente guadagnata. E vabbè, tutto molto commovente, se non fosse che mi sono fatto un culo della Madonna sul trofeo. Mi frega un cavolo, voglio almeno un paio di attributi sbloccati solo per questo trofeo. Una foto? Che, ragazzi, 7 e mezzo, 1-0 contro l'Arsenal. Not bad for a prima donna. Ed ecco la cazzo. You did yourselves proud. This club, those fans, you did us all proud today. Whatever else has happened this season, I want you to remember this moment. Because this belongs to us! Yeah! E andiamo, cazzo! Pochettino! Seems it brought us luck after all. Here. If anyone deserves this today, it's you, lad. Grazie, mister. Facciamo solo il nostro dovere. Well, what are you waiting for? Che lote. Sì, vabbè, pago per un nonno. Ragazzi, c'è una sola vera coppa che davvero mi fa uscire fuori di testa, e quella coppa è la Champions League.
quella è la coppa. Hello, Alex. Ecco il padre. Dad, what are you doing here? Mom got me a ticket to the match. You played well. Grazie. I'm back in England now. Just want to show my face. Why? And? Well, I'll be on my way then. You look good, son. Strong. Mom has my new number. Così era sparito il padre e all'improvviso è riapparso, guarda caso, casualmente, proprio dopo questa partita di FA Cup. Oh, check this guy out, mate. What is he doing in the Premier place like my gran? Should be me. It will be me. You know, it feels weird not training. Take it easy. Take a load off. I mean, they'll have your shuttle running and eating salads again before you know it. True that. Can you get out, Mum? I wouldn't want to tear you away from your important football match. Thank you. Yeah, right. Queste sono partite importanti, ragazzi. Catherine, how's that new job treating you? Really good. Got me travelling a lot though. In Barcelona next week. Oh, I love Spain. Cazzo, fai la mignotta internazionale. What are you two doing sitting around? Shouldn't you be shuttle running or something? And what do you care about me for, Michael? I care about all my clients. Danny, I need to talk to you. My clients? No, I'm serious. I've been getting calls about you, lad. Let's talk then. After I'm done thrashing our boy here though. What? Not happening. So what's that then, Michael? Actually, Jim called. Said he needed to talk to me. Good luck. So, what is it you wanted, Jim? Here. Get a good price for that online. You know, it was never about the money, Jim. Vecchio Jim, sotto sotto. Batte un cuore sotto quella maglia. What can I do for you, Mr. Butler? Call me Andy. Hey, just wait to say well done, lad. Eh? You what? Too busy playing video games? Put on the sports news. What are you talking about? Alex Hunter continues his meteoric rise as his name features on the list of likely players to be named in the England squad. No doubt a day filled with excitement in the Hunter household. Guarda un po' proprio mentre ha messo il canale. E va bene ragazzi, quindi ci ritroviamo che abbiamo sbloccato la carta di Alex Hunter finalmente. Non vedevo l'ora, abbiamo fatto 6 assist e 3 gol. La nostra prima stagione non è andata male, siamo cresciuti fino ad abilità 73. Abbiamo sbloccato, vediamo un po', molte comunque degli attributi, ci mancano 2, 4, 6 e 8, 8 attributi ci mancano. Che dirvi ragazzi, questa serie ci ha davvero senz'altro appassionato, lasciato qualcosa dentro, abbiamo fatto crescere un campione che sta ancora crescendo, in realtà è all'inizio della sua carriera. Siamo arrivati giusto giusto, diciamo, a metà classifica più o meno, anche medio basso, anche basso diciamo, con 43 punti abbiamo vinto la coppa, è stata un'impresa, sono sudato come un cane. E ragazzi, che dirvi, io spero che questa serie verrà continuata da FIFA, magari con un proseguio della storia, sarebbe davvero molto bello, molto avvincente. Mi piacerebbe vedere crescere il calciatore veramente fino a 80, 85 abilità, 90 abilità, cioè fino a farlo diventare un mostro e iniziare a fare magari 10 gol a stagione, 20 gol, 15 gol a stagione, 20 gol, fino a diventare forti come un Cristiano Ronaldo, un Messi, cioè sarebbe veramente epico ragazzi. Sarebbe epico. E poi immaginate magari di andarci da sto Watford
del cazzo, ma proprio a me sinceramente non è che sia un amante sincero proprio della Premier League. Poi magari qualcuno nei commenti mi insulta, però vabbè, sono più un tipo da Serie A, molto legato comunque alla nostra vecchia Serie A e anche alla Liga, perché c'è sempre il Barcellona e il Real Madrid che per me sono i top al mondo in questo momento. Quindi ragazzi, ci salutiamo così, diciamo un saluto diciamo un po' triste da una parte, perché non sappiamo quando ricomincerà e se ricomincerà questa serie. Io però ragazzi vi invito a non abbandonarmi e a seguire anche altre serie fantastiche come quelle dedicate a The Walking Dead, ma non solo, anche a Road to Division 1 per chi ama FIFA 17, anche altri giochi stavo portando, Mafia ultimamente, avevo pensato di portare Quantum Break. Ovviamente potete anche consigliarmi voi nuove serie, o anche se vi può interessare una serie con Alex Hunter su Ultimate Team, non sarebbe male. Ragazzi, con questo vi saluto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, Facebook, Twitter, Instagram in descrizione. Certo, se lo uso in Ultimate Team la carta di Alex Hunter, pippone come era qua, per una vera, allora perdiamo tutte praticamente. Vabbè ragazzi, detto questo io vi saluto ragazzi, è stato un piacere, vi ringrazio per avermi, per chi mi ha seguito dall'inizio alla fine in questa serie, davvero ragazzi un ringraziamento con tutto il cuore, spero di poter condividere altre fantastiche avventure insieme a voi. Grazie, 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 bella a tutti ragazzi, ciao io.